pulizia del bacino della diga del Furlo e nuovo perimetro dei confini della riserva statale, sopralluogo dell'onorevole Battistoni e dell'assessore regionale Aguzzi. Al centro del confronto anche il problema della siccità. Strada della Contessa, ANAS risponde a CNA confermando interventi anche sul versante marchigiano. Baldarelli commenta: siamo soddisfatti ma vigileremo. 12 guerrieri in bronzo tornano al Museo di Cagli grazie ad un innovativo allestimento digitale realizzato con il progetto Next Museum. Tema finanziamenti e sfilate, l'ente carnevalesca e i maestri carristi al lavoro per la prossima edizione del Carnevale di Fano, in programma il 28 gennaio, 4 e 11 febbraio. Sapori, sport, solidarietà e salute, il 12 e 26 novembre torna al CODMA di Rosciano Sapori e Aromi d'Autunno. Novità della 35esima edizione, la presenza dell'AST di Pesaro Urbino con un info point dedicato alla nutrizione e al benessere. Centro di maternità e centro di istruzione superiore aperto a giovani adulti con disabilità. Nuovo viaggio in Kenya e in Zambia della presidente dell'Africa Chiama, Anita Mani. Marco Scorsini non è più il mister dell'Alma Juventus Fano. I dettagli a Sportissimo, che questa sera torna su Fano TV. In puntata spazio anche alla pallavolo, al basket e al frisbee. Cordiale saluto e benvenuti a questa nuova edizione del telegiornale Occhio alla Notizia di martedì 14 novembre. Apriamo con la scossa di terremoto di magnitudo 3.9 che è stata registrata oggi intorno alle 17.17 a 3 km a sud di Montelparo in provincia di Fermo. L'epicentro è stato segnalato ad una profondità di 21,6 km. Al momento non risultano danni a edifici e infrastrutture, ma sono ancora in corso le verifiche. I vigili del fuoco hanno ricevuto varie chiamate da cittadini spaventati. Il sisma è stato avvertito anche nei territori di Ancona, Ascoli Piceno e lungo la costa. Ed ora passiamo alla visita dell'onorevole Battistoni e dell'assessore regionale Aguzzi alla riserva naturale statale Gola del Furlo. Tra i temi affrontati, la pulizia degli invasi, la rivalutazione del perimetro. Sentiamo. La fiera del tartufo di Acqualagna per il vicepresidente della Commissione Ambiente alla Camera dei Deputati, Francesco Battistoni, è stata anche l'occasione per fare un sopralluogo alla riserva naturale statale Gola del Furlo. Insieme a lui l'assessore regionale all'ambiente Stefano Aguzzi, che sta seguendo alcune tematiche riguardanti il corso dell'Alto Fiume Metauro, due le richieste avanzate, quella della pulizia della diga del Furlo e la riperimetrazione dei confini della riserva. Alcuni confini non seguirebbero, diciamo così, la naturalità, diciamo, di questa riserva, ma piuttosto seguono invece confini di strade e così via, che non sono adatti anche per lo stesso controllo che serve per i confini appunto della riserva stessa. Su questo c'è già una proposta da parte della gestione della riserva e dei comuni che ne fanno parte, e l'onorevole Battistoni si è detto disponibile a seguirla a livello ministeriale. La seconda cosa, secondo me ancora più importante, è quella invece dell'escavo del bacino della diga del Furlo, che come molti altri bacini della nostra regione è intasato in questo caso per circa il 40% da detriti che si sono negli anni depositati, mentre invece questa diga può essere una riserva d'acqua ancora più consistente qualora ci sia una ripulitura, diciamo, del suo alveo. Su questo, ha proseguito Aguzzi, la Regione Marche si è mossa da tempo e siamo in una fase autorizzativa avanzata, manca ora quella del Ministero dell'Ambiente. Nel giro delle prossimissime settimane, appena gli atti saranno predisposti da parte e della Regione Marche e della provincia di Pesaro Urbino e della riserva del Furlo, saranno tutte inviate a livello ministeriale appunto attraverso la Commissione Ambiente, attraverso il suo vicepresidente l'onorevole Battistoni, che ringrazio. Ho avuto modo, poi dichiarato l'onorevole, di approfondire la funzionalità e le bellezze di questa riserva che, seppur piccola, offre grandi ricchezze ambientali e faunistiche. Poi naturalmente abbiamo avuto modo di parlare sia con il presidente riserva che con alcuni amministratori del territorio su due problematiche in particolar modo che stanno interessando il territorio, che è quello dello sfangamento della ditta del Furlo e quella di un'eventuale riperimetrazione della riserva, adeguandola
ai confini naturali, mantenendo comunque la stessa superficie, anche forse leggermente ampliandola. Queste sono state le due tematiche all'ordine del giorno, me ne sono fatto carico insieme all'assessore e nei prossimi giorni e nei prossimi mesi vedremo anche gli sviluppi, considerando anche l'aspetto che per alcune autorizzazioni riguarda sicuramente i ministeri delle infrastrutture e dell'ambiente. Buone notizie per quanto riguarda i lavori alla Contessa. Alla CNA di Pesaro e Urbino sono infatti arrivate le risposte da parte dell'ingegner Lamberto Nicola Nibbi di ANAS. Il responsabile della società che gestisce la rete stradale per la regione Umbria, in un colloquio con il responsabile territoriale della CNA di Fano, Fausto Baldarelli, ha assicurato che anche il versante marchigiano, antistante la galleria, sarà interessato dai lavori di sistemazione entro breve tempo. Oltre al manto stradale, verrà ristrutturato e rinforzato tutto il muro di contenimento ora pericolante. Inoltre sarà ripulita tutta l'area in stato di degrado e abbandono. Siamo soddisfatti, ha commentato Baldarelli, perché fino ad oggi i lavori hanno riguardato solo il versante umbro. Vigileremo, ha aggiunto, perché le rassicurazioni siano mantenute affinché l'importante arteria di collegamento possa essere riqualificata entro le prime settimane dell'anno. Si porrebbe così fine ai tanti disagi e danni ad operatori, imprese e cittadini penalizzati dalla scorsa primavera per la completa chiusura dell'arteria. È di 1.125.000 euro la cifra assegnata al comune di Mondolfo per la messa in sicurezza del fosso Rio Stacciola a Ponte Rio, il quartiere che nel luglio del 2014 era stato colpito da un violento nubifragio che causò danni e costrinse diverse famiglie all'evacuazione. Il progetto è stato ammesso al finanziamento grazie alla partecipazione di un bando del Ministero dell'Interno. L'intervento si concentrerà sul tratto di Alveo fino al ponte sulla strada statale 424 Pergolese mediante opere finalizzate alla regimazione idraulica del corso d'acqua. A tal fine è prevista la creazione di un vero e proprio canale che sarà raccordato a monte con le sponde naturali del fosso e a valle con il ponte già presente sulla 424. L'avvio dei lavori è previsto nel corso del 2024 e la loro conclusione entro il 31 dicembre del 2025. I 12 guerrieri di bronzo fanno ritorno al Museo Archeologico di Cagli grazie ad un innovativo allestimento digitale presentato questa mattina nella sede di Confcommercio Marche Nord. Marco Lonigro. L'anno giunge al termine portando con sé un capitolo significativo nella storia del Museo Archeologico e della Via Flaminia di Cagli, aprendo nuove porte per l'intera comunità del comune. Grazie al progetto europeo Next Museum, il 25 novembre, proprio a Cagli, saranno inaugurate tre innovative installazioni digitali, di cui due dedicate alla stirpe di Coltona, un gruppo di 12 guerrieri in bronzo, rinvenuti nella località cagliese di Coltona. Questo risultato è stato reso possibile mediante la creazione di fedeli repliche dei bronzetti, esplorabili tattilmente tramite coinvolgenti narrazioni sulla loro storia. In questo modo, grazie al progetto Next Museum, i 12 bronzetti tornano a Cagli in modo permanente. Scopriamo una bellissima restituzione al comune di Cagli, perché come ormai sappiamo i bronzetti sono stati in maniera forse inopportuna sottratti al nostro comune, ma anche se in maniera del tutto legittima, perché erano stati venduti, quindi non possiamo dire che siano stati sottratti in maniera illegale. Però ecco, una cittadina che si sente privata di un bene che negli anni avrebbe potuto essere un viatico sicuramente verso un ritrovo turistico, un ritrovo culturale di una città, oggi si sente appunto restituita di questo importante lavoro, perché in fondo, se ci pensiamo, i bronzetti sono stati costruiti con la manualità dell'uomo e di conseguenza un lavoro artistico veramente fondamentale per la nostra cittadina. Questi 12 protagonisti del progetto sono 12 bronzetti che costituiscono la cosiddetta stipe di Coltona, che è un gruppo di bronzetti che sono stati oggetto di un dono votivo fatto nel tempo da diverse persone in una fase preromana, quindi siamo intorno al V secolo avanti Cristo, e sono 12 statuette artigianali che provengono da varie manifatture e rappresentano delle divinità guerriere. Con questo nuovo progetto
progetto noi potremo esplorare questi bronzetti a livello tattile e ci saranno anche dei contenuti digitali per approfondire la storia, le varie vicissitudini che hanno visto questi guerrieri come protagonisti, dalla loro scoperta fino all'odierno allestimento al Museo Archeologico Nazionale delle Marche. Il progetto Next Museum, promosso dal Comune di Cagli, Comune di Fano, Confcommercio Marche Nord e non solo, sorge come risposta alla rivoluzione tecnologica che ridefinisce il rapporto tra il mondo e il patrimonio culturale. L'iniziativa rappresenta un'opportunità senza precedenti per il Museo Archeologico e della Via Flaminia di Cagli, permettendo una collaborazione con importanti realtà museali italiane ed europee, unendo competenze nel campo culturale e della digitalizzazione scientifica. Permetterà questa fruizione nella sua sede originale di questi bronzetti bellissimi all'interno di un progetto europeo che si chiama Museum Next, cioè il Museo del Futuro, un progetto europeo che è nato 2 anni fa, vede capofila Fondazione Marche, l'Università Politecnica delle Marche, partner tecnologico e diversi partner europei, che ha proprio questo progetto ha avuto l'obiettivo di definire la figura del curatore digitale all'interno di un nuovo approccio dei nostri musei, ed è stato scelto proprio un caso studio, questo caso di Cagli, in cui avevamo questa stirpe di Coltona, questi guerrieri bellissimi che si trovano al Museo Nazionale Archeologico delle Marche di Ancona, che non potevano essere spostati. Attraverso le tecnologie abbiamo rifatto, come si può anche vedere oggi, una perfetta riproduzione di questi bronzetti, e oggi sarà possibile, anzi dal 25 sarà possibile vedere e toccare questi bronzetti, perché poi questo è stato fatto anche per favorire l'accessibilità dei non vedenti all'interno del museo. Si tratta di un'operazione molto interessante, perché abbiamo voluto dimostrare che le tecnologie possono fare meraviglie, fuochi d'artifici, ma in realtà sono uno strumento molto utile per valorizzare i piccoli musei. Il Comune di Vallefoglia ha affidato i lavori di riqualificazione dell'immobile di proprietà comunale adibito a circolo ricreativo sportivo di Bottega. L'intervento di 50.000 euro è stato affidato ad una ditta di Castelfidardo e prevede la rimozione della copertura in amianto delle strutture adiacenti al circolo e la ristrutturazione della scalinata di accesso che scende dalla piazza. Altro intervento in programma, annunciato dal sindaco Chielli, sarà quello relativo all'area circostante la nuova sede municipale di Montecchio, la Casa della Salute e la palestra Nazareno Guidi, dove verrà realizzata una nuova tettoia per dare la possibilità di parcheggiare i veicoli a riparo dalla pioggia e dal sole. E mentre la città si sta addobbando piano piano per le festività di Natale, c'è chi lavora per la prossima edizione del Carnevale Fanese. Nel prossimo servizio siamo andati a sentire qual è la situazione a circa 3 mesi dalla prima sfilata, in programma domenica 28 gennaio 2024. 28 gennaio, 4 e 11 febbraio sono le date della prossima edizione del Carnevale di Fano 2024. Mentre l'ente carnevalesca sta stilando il programma ufficiale della manifestazione più dolce d'Italia dal 1347, ai capannoni dei carri, i carristi, sono al lavoro da circa un mese e mezzo per la realizzazione delle opere allegoriche di prima e seconda categoria. Tema dell'edizione del prossimo anno, come riportato dal nuovo manifesto firmato da Andrea Giomaro, è Fuori dalle righe e dagli spazi. A fine maggio siamo stati a Bruxelles e abbiamo presentato in larghissimo anticipo il tema del Carnevale 2024 e il nuovo manifesto. È il nuovo tema, appunto, che è il viaggio col Voulon fuori dalle righe e dagli spazi. Perché fuori dalle righe e dagli spazi? Perché le nostre tre parole chiave sono state disturbo, musica e futuro. E il futuro che non dimentichiamo mai, perché dobbiamo appunto andare in viaggio col volo verso il futuro. Un altro tema importante approfondito dalla presidente della Carnevalesca Gianmarioli è quello dei finanziamenti. Quest'anno il Ministero ha messo sul capitolo Carnevali Storici 1 milione di euro in più per i carnevali con più di 600 anni. E ovviamente in Italia sono pochi i carnevali con così longevi, circa 5 o 6. Tra cui ovviamente noi che siamo più antichi, quindi abbiamo potuto accedere ad un finanziamento molto più alto rispetto agli altri anni, cioè di 160.000 euro. Ovviamente vorrei sottolineare che questi soldi
non sono per pagare le manifestazioni carnevalesche o eventuali pagamenti che abbiamo di spesa corrente, ma sono soldi dati su un progetto preciso che noi abbiamo, che abbiamo stilato insieme al comune ovviamente. Quindi ecco, non si pensi che questi fondi possano essere utilizzati per qualsivoglia operazione, ma su un progetto preciso che è stato presentato. Ad esempio, all'interno del bando è stata inserita la realizzazione di un importante docufilm con la regia di Andrea Lodovichetti, che ha il fine di promuovere il carnevale all'interno dei festival più importanti del cinema italiano e anche europeo. Per quanto riguarda l'edizione del prossimo anno, cosa possiamo dire? Siamo al lavoro ovviamente per la nuova edizione, il programma 2024 è quasi pronto, i maestri carristi sono al lavoro per i nuovi carri, ci sono varie novità, quindi nuovi carri di prima categoria e di seconda categoria. Quindi vi ricordo che le date del carnevale sono 28 gennaio, 4 e 11 febbraio. Taglio del nastro domenica prossima 19 novembre per la prima giornata di sapori e aromi d'autunno che torna al CODMA di Rosciano con la 35esima edizione. Il programma e le novità nel servizio di Stefania Schiaroni. Da 35 anni nel mese di novembre il CODMA di Rosciano ospita sapori e aromi d'autunno in Salotto del Gusto. Una manifestazione che rivolge l'attenzione alla qualità dei prodotti gastronomici locali, dando valore culturale alle tradizioni artigianali. Una delle feste, bellissime feste di Fano, lo dico molto apertamente perché in effetti la gente sta aspettando questo evento. Da 35 anni siamo qua e ci staremo, mi auguro, ancora per tanto, magari con i nostri successori, la miglior rassegna dei prodotti delle Marche. E non lo diciamo noi, ma lo dicono oltre i produttori, sono molto bravi e molto attenti a produrre eccellenze marchigiane, ma anche i consumatori, il pubblico che partecipa a Sapori e Aromi d'Autunno, che sta aspettando veramente questo evento il 19 e 26 di novembre al CODMA di Fano. Un evento nato per promuovere sapori, sport, solidarietà e salute. Novità assoluta la partecipazione attiva di AST, azienda sanitaria territoriale di Pesaro e Urbino, impegnata in entrambe le domeniche di fiera nella divulgazione dei valori nutrizionali e alimentari. Ricco il programma che comprende assaggi di olio e degustazioni di vini, tartufi e di un'estesa gamma di altri prodotti e inoltre tanti altri eventi. Raccoglie tutto quello che sono i sapori e il gusto del nostro territorio, tra l'altro arriva dopo due mesi in cui tanti festival e tante attività sono realizzate, come quelle del tartufo, come quelle del fungo, come l'abbiamo presentata una settimana fa, Cartoceto Dop Festival. Quindi pensare che la città di Fano, nel quartiere diciamo così fieristico del CODMA, raccoglie tutti questi sapori in due weekend dove c'è un'esplosione del gusto è veramente un momento importante, anche perché in una visione turistica e di promozione della città, ottobre e novembre sono i mesi del gusto, come poi dicembre lo è quello del Natale, gennaio-febbraio quello del Carnevale, poi da marzo in poi si parte con l'outdoor, con la vita all'aria aperta, e tra l'altro tutto questo è ciò che dipingiamo anche nel nuovo programma eventi che abbiamo presentato proprio per la prima volta per la città di Fano, un programma eventi che va dal periodo autunnale alla primavera e che racconta tutte le bellezze della nostra città. Lunga la lista delle iniziative all'interno della manifestazione, solo per citarne alcune: spazio ai funghi con le ricette di Pinetto, i funghi a tavola, la camminata del gusto e del cuore, sapori in rima a Mare Monti, rassegna a spettacolo di poesie dialettali. Protagonista il calore dell'autunno accompagnato dalla musica. Un evento molto seguito dai fanesi, ma non solo. L'incentivo al turismo, agli appassionati di conoscere le città, proprio anche dagli eventi. È un evento che è più di transizione, quindi più di transito locale, del domenicale. Chi viene verso il mare dall'interno, dalla collina, può avere questa diciamo, particolare situazione da studiare, da vedere e per comprare anche dei buonissimi prodotti, perché poi noi li garantiamo questi prodotti. Altro viaggio in Kenya e in Zambia per la presidente dell'Africa Chiama, Anita Manti, che ci ha raccontato l'evoluzione dei progetti e i servizi realizzati dalla ONLUS Fanese. Sono
stata recentemente in Kenya e in Zambia. È stato un viaggio soprattutto di vicinanza nei confronti appunto di tutte le persone che lavorano a fianco dell'associazione In Loco. È stato bellissimo rincontrare tante persone, erano 5 anni che mancavo dal Kenya, quindi anche se sono stati pochissimi giorni, ma è stato davvero bello riabbracciare tante persone che in questi anni hanno continuato a lavorare a fianco dell'associazione, perché noi chiaramente lavoriamo con tutto staff locale. Cuoche, fisioterapisti e insegnanti sono tutti locali, guidati da un cooperante che è il nostro insomma collaboratore. E sicuramente le due più grandi novità sono appunto l'apertura di un centro professionale Teveta, è un centro di istruzione superiore che è aperto a giovani e anche adulti con disabilità e che lavorano appunto a fianco ad altri operatori e imparano a fare tantissime attività pratiche e in particolare abbiamo aperto 2 sezioni che sono il settore agricoltura e il settore allevamento. Sono 2 attività che garantiscono lavoro, quindi al termine di questo percorso professionale queste persone potranno appunto inserirsi nel mondo del lavoro. L'altro progetto è l'apertura del centro di maternità, però vederla con i miei occhi, vedere appunto la nascita di bambini al centro è davvero emozionante, un luogo bello, sicuro, dove davvero la vita esplode in tutta la sua bellezza. E poi gli incontri anche istituzionali. Sì, perché appunto, soprattutto in Zambia, ma anche in Kenya e in Tanzania, noi lavoriamo a fianco delle istituzioni locali. Tutti i nostri progetti sono riconosciuti, il progetto dell'istruzione dal Ministero dell'Istruzione, i progetti che riguardano la salute appunto al Ministero della Salute. Quindi è un lavoro davvero di cooperazione, di a fianco, lavorare insieme alle istituzioni diventa per noi fondamentale. Lo staff, per esempio, della clinica è interamente governativo. Questo per noi garantisce anche sostenibilità nel futuro. Prossimi progetti? I progetti adesso sono lavorare qua, continuare nella sensibilizzazione, nella conoscenza dei nostri progetti e anche chiaramente la raccolta fondi. Inizia per noi il periodo del Natale, quindi con tante iniziative, quindi lancio come dire, un messaggio di continuare a seguirci sulla nostra pagina social nel nostro sito www.lafricachiama.org, dove ci sono tante modalità per continuare a sostenere i nostri progetti. La Sala degli Atti della Sala della Cultura ha fatto da cornice alla presentazione della versione in spagnolo del libro sulla storia del gemellaggio tra Fano e Gandia. Dopo il grande successo dell'edizione in italiano, uscita nel novembre 2020, Mauro Talevi, fanese che da tanto tempo vive a Gandia e che questo legame tra le due città lo ha promosso con instancabile dedizione, ha infatti deciso di tradurla e di aggiornarla riportando le iniziative nel frattempo realizzate. Da Fano non hanno voluto mancare all'appuntamento il sindaco Massimo Seri e il presidente di Amici Senza Frontiere, Massimiliano Barbadoro. E Marco Scorsini non è più il mister dell'Alma Juventus Fano. L'addio è stato comunicato oggi dalla società tramite una nota pubblica sui social. Di questo e di tanto altro se ne parlerà questa sera a Sportissimo, che torna subito dopo il telegiornale. Ma sentiamo Andrea Amaduzzi. Marco Scorsini non è più l'allenatore dell'Alma Juventus Fano ed è da questa notizia che muoveremo all'interno di Sportissimo, il settimanale di Fano TV, che vi attende questa sera. Spazio anche al volley con la Smart System, capace di riscattarsi immediatamente dopo la sconfitta di Sorrento, battendo il Casarano e riagguantando il secondo posto in classifica. Affronteremo l'argomento con l'opposto Peter Mikhailovic e con il team manager Andrea Guidi. Poi anche il basket, con il presidente del Basket Fanum Gianluca Castellani, accompagnato dal responsabile del settore giovanile Luca De Ales. Infine Ultimate Frisbee con il giocatore e allenatore dell'UFFA Fano Diego Signoretti e l'Under 20 Tommaso Mariani. È tutto per questa edizione, il telegiornale finisce qui, adesso vi lascio come sempre alle previsioni del tempo, ma prima di Sportissimo trasmetteremo uno speciale sulla presentazione della società sportiva Carissimi di Fano. Grazie per averci seguito e buon proseguimento di serata sul canale 19 di Fano TV.